sono niente. Di una tribù samnita. Ma perché il topo? Praticamente i samniti erano un popolo che, come dicevo prima, proveniva dall'Umbria e ogni qualvolta una generazione compiva il tredicesimo, quattordicesimo anno di età, veniva fatta migrare verso sud per fondare nuove città. Ed erano guidati proprio dall'animale sacro che era il topo. Quindi, ma i geni sì. Erano guidati, abbiamo fatto una ricerca a scuola, sì. I geni erano guidati invece da un picchio, sì. Che è diventato il simbolo delle marche. Invece qui è tutto il toro. Il toro? Sì. E poi i geni e i sanditi si sono uniti nella Lega dei Popoli Italici. Sì. C'erano gli spini che invece avevano il lupo, poi c'erano gli destini, c'erano i trent'anni, sì. No, fatto benissimo, perché ora vediamo anche questa Lega dei Popoli Italici, quando si sono uniti, che cosa hanno combinato questi danci. E quindi ogni qualvolta il topo si fermava appunto in un determinato punto, in quel punto bisognava fondare una città. E quindi per loro era una sorta di indicatore di zone fertili, e così avviene anche per la città del Fuligero. E quando i Sanniti si unirono con i Popoli Italici e sconfissero i Romani, e li costrinsero a passare sotto le forche, le famose forche di Caudine, e coniarono una moneta dove c'era una dea con una corona di alloro e con sotto una scritta Viteliu, che era poi i moscoli vuol dire toro praticamente, Viteliu, che togliendo la V viene Iteliu, cioè è l'etimologia della parola Italia. Iteliu Italia, proprio perché c'era questa lega, questa unione di questi popoli, popoli che si erano uniti per cercare di sconfiggere loro. Cosa che ci riuscirono, ma non la distrussero completamente. Una scelta che costò caro ai Sanniti, perché una volta riorganizzati, i Romani distrussero tutte le città sannite e imposero una sorta di damnatio memoriae a questo popolo, quindi denigrandoli, accusandoli insomma come un popolo grezzo, popolo che non ignorante, cosa non vera perché i Romani acquisiscono notevoli informazioni anche nell'arte del combattimento, e tant'è vero che Giulio Cesare durante la conquista della Gallia inserisce proprio i Sanniti in prima linea. E ora, andando nell'altra stanza,